Ma voi, ma voi. Cari amici di G-Style, ho una sorpresa nei nostri studi e tra l'altro lo vedete, la somiglianza è notevole, ma è lui uno dei nomi, degli imitatori ufficiali, chiamiamoli dei sosia, cantanti sosia, ecco questa è la giusta definizione, di Joe Bavotta. Intanto benvenuto. Grazie. E tra l'altro ammiriamo con piacere questa tua tenuta in tenuta Elvis, no? E vogliamo ricordare dove è stato utilizzato questo abito. Questo è uno degli abiti che Elvis ha indossato quando praticamente andò a trovare il presidente allora degli Stati Uniti, Nixon. Indossò questo abito, infatti c'è una foto anche sul web dove lui stringe la mano al presidente. Allora Stati Uniti, molto amico di Nixon. Tra l'altro. E lui tra l'altro è un protagonista di tantissimi spettacoli, quindi giri un po' dappertutto, ricordiamo qualche tappa importante sia in Italia che all'estero. Sì, porto il mio spettacolo sia in Italia che all'estero, faccio molto anche molta Europa. Uno spettacolo molto bello, uno spettacolo veritiero dove praticamente si ricorda con semplicità, con amore, senza esasperare troppo l'immagine, quello che poi è stato il video del rock. Quindi uno spettacolo molto pieno di emozioni, bello, qualcosa da vivere. Qualcosa da vedere, da vivere, e tra l'altro tu sarai presto qui dalle nostre parti in Abruzzo, ricordiamo quando? Sarò qui il 25 maggio al centro commerciale L'Arca, che è uno spettacolo che è stato organizzato da questo grande centro commerciale e dalla direttrice artistica Claudia Costantino. Uno spettacolo dove praticamente arriveremo con l'intero gruppo, ecco, saremo oltre 20-21 persone, dove si racconterà la storia e si rivivrà insieme a tantissime persone, mi auguro che siete molti presenti, quello che è stato il grande re del rock, il mito. Forse l'unico inimitabile nel tempo, inimitabile. Che ha lanciato forse anche un po' questa moda, poi che è stata presa da tanti altri. Inimitabile Elvis Presley. Io vorrei dire anche qualcosa sulle tue origini, anche perché tu hai cominciato che di bambino già avevi questa voglia di fare Elvis. Io sono praticamente nato in Canada, a Montreal, praticamente già dall'età di quando avevo 5 anni rispetto al muore nel 1977, il 16 agosto. Allora, come sai, i sogni dei bambini, ero rimasto molto male, quindi. E allora voglio rifare Elvis, facevo i primi concertini a 5 anni con la mia famiglia, col cucchiaino da gelato, cantavo Love Me Tender. E quindi praticamente poi col tempo l'ho seguito e sono arrivato poi a fare questo una professione, cantante. Io sono un cantante sosia, non imitatore, canto con la mia voce, imito le gestualità, gli abiti, un po' la somiglianza su Elvis Presley. Questo mi porta a portare uno spettacolo dove si rivive il mito. E tu hai tantissimi fan, tantissimi contatti su Facebook, ricordiamolo. I miei fan sono la mia forza. Sì, ho tante persone che mi vogliono bene, io amo tutti i miei fan, rispondo io personalmente sulle mie pagine. Joe Bavotta Elvis the King, Joe Bavotta Gruppo. Sono a volte anche nottate intere pur di mettere un cuore e rispondere ai miei fan. E io tra l'altro vorrei invitare tutti gli amici di G-Style quindi a venirti a vedere questo spettacolo grandioso che si svolgerà, ricordiamo il giorno, all'Arca di Spottore, 25 maggio. Rivivremo quello che è stato un po' il mito dei miti, ma non solo, sarà una vera e propria americanata, ecco, diciamo, posso... Tutto a tema con tutto quel a tema, periodo. Quindi diciamo che entriamo un po' negli anni 50, 60, 70 dell'allora Stati Uniti, ecco, quindi ci sarà la sosia di Marilyn Monroe, ci saranno molte cose a tema, quindi insomma sarà un'occasione che G-Style sarà lì, quindi seguiremo da vicino, dal backstage in poi tutto. Io vi aspetto tutti in questo grande evento, anche perché vi posso dire che è la prima volta qui proprio su Spoltore, su Pescara, quindi faremo qualcosa veramente di bello, rivivremo veramente questo grande personaggio che è qualcosa che è rimasto nei cuori di milioni e milioni di persone. Quindi ti ringraziamo Joe Bavotta. Grazie e l'appuntamento è a maggio 25 all'Arca. Grazie di cuore.